Adesso io ho un blocco e ho anche pensato di farla finita qualche giorno fa. Non so più come andrà avanti, che il film sta per finire senza che io ne abbia preso il controllo. Ci sono un sacco di fan che cercano nuove notizie solamente per farmelo a pezzi. Tu puoi rendere grande quest'opera, invece sei bloccato! Cosa? Margherita, comunque. Sono un regista di fama quasi internazionale. Vorrei proporti di essere la protagonista. Io non so recitare. Non ce n'è bisogno. Qualcosa che, non so, mi dà l'ispirazione e so che è quella giusta lei. Dicevamo, siete quattro fratelli, una storia tragica, finché non vi si spalancano davanti le porte del grande cinema. Ancora per poco, perché stavo pensando di dedicarmi alla pesca. Perché... Sarai un buon padre, Robin. Amare un essere umano non è cosa facile, credi. Io l'ho fatto, nota per nota, giorno dopo giorno. Bella festa! Cosa? Ma come ti chiami? Ma poi mi son detto, il mondo ti amerà. E come tutto è iniziato, tutto finisce, mai nemmeno compiuto. Racchiuso nella testa di un uomo che sussurra poco ciò che prova. Ed eccola là. L'amore ci distruggerà tutti. Senti, Franco, non devi andare a cercarla l'ispirazione, è qualcosa che ti agguanta, che ti prende. Sì, sì, arriva, ti prende a braghe calate e non ti lascia più andare. È un po' come le storie d'amore migliori. Potresti anche essere capace, soltanto che sei un cretino, giusto? Come il sentore che oggi sarà proprio una bella giornata. Ah, sfiga, che vergogna. Qui Tomas Briotta, regista fallito. Questo era il trailer del mio nuovo film, realizzato con DMP. È ormai come giostra Mary Mescaleros. E si chiama La torta sul davanzale, come avete intuito dal titolo, visto che era scritto. Il film parla di una famiglia, della storia di una famiglia, di una storia d'amore. E di una storia d'amore, se no sarebbe un po' un incesto. E di eventi tragicomici che cercano di distruggere, di compromettere l'integrità molecolare di una troupe che sta girando un film sul Pacipaciana, la leggenda bergamasca. E il tutto è girato ovviamente a Bergamo e nei dintorni, soprattutto a Dalmine, ed è incentrato sul territorio, sulla città, su tutto quello che gira intorno, sui ricordi e su una storia comunque personale. L'11 ottobre ci sarà un'anteprima a Invito per presentare il film e aiutare a sostenerlo. E se tutto andrà bene uscirà ad aprile in concomitanza col Festival dei Corti, con Court Festival, che è appunto un festival che realizzeremo noi insieme alla Scatola di Tutti. È un festival aperto a nuovi filmmaker esordienti, incentrato sul territorio e sul proprio passato, diciamo. Forse andrà in porto, forse fallirà, non si sa. Però
a parer mio, che sono abbastanza critico e figlio di puttana nei miei confronti, penso che possa uscire un lavoro davvero piacevole e dignitoso. E il cast ovviamente è fantastico, come sempre, tutti i ragazzi che ci hanno lavorato dietro sono fantastici, come sempre. Tranne me, probabilmente, che sono peggiore. Nulla, il film è bello, venite a vederlo. È morto il cinema. It's dead.